la questua delle volte andando a cercare proprio dei singoli i commercianti che ci danno l'opportunità di inserire i nostri pazienti. Su questo devo dire che il dottor Borghesi è stato preveggente, perché già da quando io sono entrata avevo un po' subodorato il discorso che forse i finanziamenti sarebbero stati sempre più scarsi e soprattutto in una logica di... Che ha fatto sapere il picco e per sapere questa occasione di essere presente qui per illustrare un po' quello che noi stiamo cercando un po' di fare, che comunque è molto in linea comunque con i progetti che ho sentito che state qui, ma anche se della Pieve dove è stato invitato sempre la tua salienza. Anzi, sicuramente faremo un incontro con Zona ora dell'anno per le attività, perché è giusto che la collaborazione si strutturi anche, perché diciamo sì. Sia io sia il dottor Saliano stiamo andando un po' più avanti rispetto a sia a Modena, sia a comunità, questo che sia via parte ovviamente sopra sia via questo battaglia, ma ancora più a fuoco il lavoro all'interno della comunità. Il nostro primo lavoro è stato fatto, non da me ma dal soldato che era mio primario all'epoca, con i mezzi famiglia. Si è fatto un lavoro a rete molto stretto, molto intenso, di cui vediamo i risultati ora, nel senso che comunque attraverso un protocollo collaboriamo con i mezzi famiglia, quindi se sono diventati oggetti qualcosa che fanno a domicilio con i mezzi famiglia, o nella plataforma di famiglia o da noi se proprio. Stiamo lavorando ormai da anni con gli svizzeri sociali, se l'altro dei comuni, e stiamo immaginando con gli svizzeri sociali questo è un protocollo che per me i comuni hanno modelli diversi, qualche volta in antitesi, e qui dobbiamo trovare invece un protocollo che sia un protocollo comune, che è rendere più operativi i nostri interventi. Abbiamo ormai da anni un protocollo con la medicina, con il pronto soccorso, con il studio di software, stiamo facendo un protocollo con la prefettura, polizia municipale e carabinieri per gli accertamenti dei trattamenti sanitari obbligatori nella nostra zona. Abbiamo controlli con il CERT, quindi con il servizio di corso di tendenza, con il NeoCERT infantile, e poi abbiamo un protocollino per gli ambulatori subicognitivi che insieme ai geriatri, agli psicologi e ai neurologi occupiamo anche di demenze. Questo per ridurre il numero di ricoveri dagli ospedali che sono soggetti a perdere demenze. E questo è un merito che mi ascrivo, cioè del lavoro con l'associazione.